Good afternoon and welcome to the LaRouche Show. It is Saturday, January 14th, 2012. I'm Harley Schlanger and I will be your host today. As our regular listeners know, Lyndon LaRouche has been leading the charge to oust President Barack Obama from office as a British agent who has repeatedly demonstrated his contempt for the U.S. Constitution, even though he took an oath to uphold it. At present, Obama is involved on behalf of the British Empire in a campaign to provoke a war with Iran and Syria, the real targets of which are Russia and China, which would be a nuclear World War III. Now, the average American knows that Obama is bad, and many Americans are now beginning to become aware of the war danger, as well as the fact that our financial system is not only not recovering, but in a deepening collapse. But most Americans cling to the impotent belief that nothing can be done. They are too powerful. In the first segment of our program today, we'll speak with a man who does not think that way. And then in the second half of the program, we'll get a report on an earlier case in which a small number of individuals not only took on and defeated the British Empire, but drafted a constitution based on a principle which not only built our nation into the world's leading economic power, but would work today to create the basis for global prosperity. So first, I would like to welcome to the program a man who is taking on the British Empire, a leader of the taxi union in Florence, Italy, a political activist who's challenging the coup against his nation, which is run by agents of the British Empire in the form of Mario Draghi, the new head of the European Central Bank, and Mario Monti, who was imposed as a financial dictator of Italy by the City of London. Claudio Giudici is joining us from Florence, Italy, and we'll have a translation from Andrew Spanis, who is in Milan. So, Claudio, welcome to the program. Thank you very much. Nice to meet you. You have become a very famous man in the last weeks, a recognized figure for opposing the Euro coup against Italy, with major coverage in the press, including a television clip, which I think we're making available on our website, of you on a program watched by well over 1.5 million people. But why don't you begin by telling our listeners what has happened since you and your union of taxi drivers decided to organize opposition to the privatization of your work? La domanda è se può dirci, dire a noi nostri ascoltatori, cosa è successo da quando lei e i suoi gli altri tassisti avete cominciato a organizzare un'opposizione a quello che sta facendo il governo Monti. Bene, cosa è successo? In sostanza il governo Monti è entrato in una fase di stallo sicuramente per quanto riguardano tutti i tentativi di liberalizzazione e privatizzazione da portare avanti in Italia. So the Monti government has essentially been blocked. They're in a situation at an impasse for all of their attempts at privatizing and liberalizing, that is deregulating various sectors of the Italian economy. In realtà siamo di fronte a un'escalation in merito alla nostra protesta che inizialmente si è concentrata nella creazione di un sistema informativo parallelo, concentrato sui social network, su dei volantinaggi, sul passaparola dei lavoratori. E poi è sfociato in un qualcosa di ad un livello superiore, cioè il coinvolgimento dei mass media fino ad arrivare alla pubblicazione della mia lettera sul Financial Times. So we are currently in a phase of escalation of our protest, whereas it started out with leaflets, with working through social networks, with one-to-one communication. Now we've gone to a different level in the media, which began with the Financial Times in London publishing a letter that I wrote. A sua volta la pubblicazione sul Financial Times ha comportato un'ulteriore salita di livello, perché poi vi è stato la cosa ha avuto una grande eco
e questo ha comportato che i mass media, quelli più commerciali, diciamo, ci coinvolgessero o mi coinvolgessero ancora più direttamente. Adesso vedremo se la cosa andrà avanti. So after the Financial Times published this letter, then it went to another level because this had a great deal of resonance in Italy, and the media in Italy, the leading media in Italy, have then contacted me and involved me in both the print and on television, and now we'll see what happens next. Let me ask you, Claudio, how did you define the issue that caused the response that you got? Quindi come ha definito la questione che ha poi provocato questa risposta? Allora, la risposta positiva deriva dall'aver denunciato il livello superiore verso cui i cittadini devono guardare quando si parla di liberalizzazioni e di privatizzazioni di una serie di settori. E abbiamo definito come strategica anche il tentativo di liberalizzazione del nostro settore e dei piccoli settori del commercio per l'intero mondo del lavoro. Addirittura abbiamo portato ad esempio abbiamo paragonato la liberalizzazione dei lavoratori del settore taxi a quella dei minatori, allo scontro che ci fu tra la Thatcher e i minatori in Inghilterra o tra i controllori di volo e Reagan negli Stati Uniti. So the response came in particular because we denounced and we pointed out the higher level that people have to think on when you consider what's happening, what the Monti government is trying to do. That is that any attempts at deregulation and privatization of various sectors of the economy, we define this as strategic for the economy as a whole and for the entire labor workforce. We compared this, for example, with the fight between Margaret Thatcher and the miners in the United Kingdom, or between Reagan and the air traffic controllers in the United States. Ma abbiamo anche dato altri due significati al tentativo di liberalizzazione del nostro settore. Uno, un'operazione di distrazione di massa. Due, il tentativo di fare i soliti regali alle grosse compagnie, a quelli che noi definiamo gli squali della finanza. And then there are two other things that we pointed out. One, we called this an operation of mass distraction. And secondly, we said that what this does is this is a way of giving entire sectors of the economy over to what we call the sharks of global finance, people who would come into these sectors and buy them up. Fino ad arrivare a giovedì sera scorso, quando di fronte a una platea televisiva importantissima come quella a cui ho avuto modo di partecipare, ho detto chiaro e tondo che i cittadini in questo momento vengono distratti dal vero problema, dal vero tema, ossia quello della crisi del sistema bancario internazionale in cui l'Italia stessa è coinvolta e del tentativo di procrastinarlo portando avanti teorie liberiste, portando avanti le idee di Adam Smith piuttosto che ricorrere a quelle di Franklin Roosevelt e oggi di Lyndon LaRouche. So this led to a situation where Thursday, just 2 days ago, I was on this national TV show, which you mentioned, and what I said is that people are being distracted from the real problem, that the real problem is the collapse of the international banking system, financial system, and the attempt to continue with free market policies, that is, with Adam Smith-style policies, instead of Franklin Roosevelt-style policies and those of Lyndon LaRouche. Now, I saw the interview with you where you brought up the connection of Mario Draghi to the Britannia. Are people getting the idea that this is being imposed on Italy from the outside? Io ho visto l'intervista dove ha fatto paragone tra Mario Monti e il Britannia. Le persone capiscono che queste cose vengono imposte all'Italia?
non credo che capiscano l'intero processo, ma credo che lo intuiscano bene. Inizialmente vi è stato un approccio un po' di stomaco al fenomeno, ma ogni giorno che passa sembra che la mente delle persone si apra sempre di più a questo genere di comprensione. I don't think that people understand the full process. I think they have somewhat of an inkling of it as time goes by. At the beginning, it's a very guttural response to the attacks on the labor force. But each day that goes by, I think people's minds are opening up to the higher level of what's going on. Now, I saw also that there will be the government has agreed to a meeting with the taxi union, but that you're planning on going ahead with a major demonstration in Rome later this month. Could you tell us about that? Ho visto anche che il governo ha accettato un incontro con il settore, con i tassisti, però anche che voi avete deciso di andare avanti con una grande dimostrazione a Roma più tardi questo mese. Ci può dire di questo? Allora, martedì 17 alle ore 18 il governo incontrerà una nostra delegazione. Credo che le esternazioni che ho avuto modo di esporre giovedì sera di fronte a milioni di telespettatori italiani abbiano messo in grave difficoltà il governo. Citare Franklin Roosevelt, Glass-Steagall, Lyndon LaRouche, citare in modo negativo Mario Draghi, il Britannia, Mario Monti, parlare della crisi finanziaria e di un tentativo di distrarre la popolazione da questi problemi abbia in qualche modo innescato un processo che per il governo sarà difficile arrestare. On Tuesday, the government will meet with a delegation of the taxi drivers. However, I think that the government is now in a difficult situation, because what I was able to say in front of millions of viewers on television the other night has had a very big impact. To speak about Glass-Steagall, Franklin Roosevelt, Lyndon LaRouche, to go after Monti and Draghi the way I did, I think that this has led to, has triggered a process that is going to create great problems for this government. La forza di queste idee, come dice LaRouche, la forza della ragione, la forza della verità, è incredibile. E in questo momento è dimostrata da cosa? L'opinione pubblica accosta l'idea del tassista a un qualcosa di veramente negativo. Tuttavia, parlare di quelle idee in quel contesto sembra come dire aver ripulito completamente l'immagine che io in quel momento avevo, quella di un tassista, e aver aperto la mente delle persone. È evidente, non sono stato bravo io, ma erano potentissime quelle idee che loro hanno potuto toccare con mano. So the strength of these ideas, the power of reason, as LaRouche has called it, is demonstrated by this, that the public opinion generally has had a very negative view of taxi drivers. They're seen as dishonest, not positive, not having a positive role in society. But the ability to go on to television and speak about these ideas, important ideas in this manner, has started to clean up this image and get this idea out of people's minds. And it's not me, it's not that I did the something great, it's that there are powerful ideas which I was able to talk about, which has brought people's thinking to a different level. Claudio, this is very important, because this is one of the key points Mr. LaRouche has been making, that you have a bankrupt financial system that can only continue because of the fear of the population to speak of these things. For example, when you speak of Mario Draghi in Britannia, this is something which they've tried to keep out of the public discussion, and yet it's a fact.
So are people now responding on this, these ideas on a higher level? Quindi Claudio, una delle cose molto importanti appunto che dice Dino La Rouche è che questo sistema attualmente in bancarotta riesce ad andare avanti solo perché la gente ha paura di parlare di queste cose. Quindi il fatto che lei ha parlato di Mario Draghi, del Britannia, queste cose, aiuta le persone poi a pensare a livello superiore? Sicuramente, aiuta le persone, sì, a pensare ad un livello superiore, a concentrarsi sulle cose importanti. Sembra quasi che certe idee abbiano quasi una funzione magica, ossia far riaprire la mente di queste persone, toglierle da quella gabbia che soffoca i loro processi mentali e li fa concentrare su ciò che paradossalmente poi hanno sotto il loro naso tutti i giorni. Yes, it definitely helps people to concentrate on what's really important. It seems that certain ideas are almost magical in the sense that it helps people get out of a cage, a mental cage that blocks their creative processes in their everyday life. And then now, being able to speak about this higher level, people are freed from this cage and become more effective in the way that they look at things. You're listening to The La Rouche Show, and we're speaking with a leader of the movement in Italy, which has slowed down or even stopped the drive for privatization. It's Claudio Giudice, and we have another 10 or so minutes. I have another question for you, which I know a lot of Americans are wondering about. How do you get the courage to stand up and say things that other people have been afraid to say? L'altra domanda è: dove trovi il coraggio per alzarti e dire le cose che altri hanno paura di dire? Lui dice: secondo me questo è molto importante per gli americani. Dove trovo il coraggio? Non ho riflettuto abbastanza in merito a questo tema. Mi rendo conto che giovedì sono riuscito a fare qualcosa di importante, controllando l'emotività, tirando fuori concetti importanti di fronte a un pubblico importante. Però in effetti mi dispiace di deludervi, ma non ho riflettuto abbastanza in merito a questo aspetto quasi di carattere interiore, proprio della mia sensibilità. I must say that I haven't thought about it in that way. I realized that what I was able to do on Thursday was important, that I was not overwhelmed by the situation, that I was able to bring out important ideas in that situation for millions of people. But I don't want to disappoint you, but I must say that I haven't really reflected on this interior aspect of how I was able to do it, but more about the fact that I was able to do it. Well, I think also the fact that somebody has to do it, that seems to be one of the problems, that people are waiting for someone else to do it. Dice, e la questione importante è che qualcuno lo deve fare, e quindi abbiamo questo problema che altri aspettano che qualcuno lo faccia. Credo che La Rouche veda le cose con molto tempo di anticipo rispetto agli altri, cioè vede il processo dall'inizio, nella sua evoluzione e alla fine. Probabilmente mi sono affidato completamente a ciò che lui ci sta dicendo da molto tempo, e quindi mi dico: il tempo che abbiamo davanti è veramente molto poco oramai, e forse non abbiamo veramente più niente da perdere, dobbiamo tirare fuori il coraggio e sfidare senza paura anche per la nostra vita, i nostri interessi, ciò che può essere fra virgolette conveniente, e sfidare un insieme di ingiustizie che vediamo avanti. Amelia Robinson più volte ci ha detto che
se non combattiamo il male ne diventiamo complici. Forse è stato tutto questo. One thing that I have done is, and that I recognize is that Lyndon LaRouche has been able to see things and he's been telling us about these processes ahead of time. He's been seeing them from the beginning and how they develop and where they're going. And so I listen to what Lyndon LaRouche has been telling us, and I realize that we do not have a lot of time, and therefore, in a certain sense, we have nothing to lose. So we have to have the courage to challenge and change our own habits about what we're doing in order to fight, and to fight against injustice. Emilia Boynton Robinson has said often that either we fight evil or we become a part of it. And I think that by following these, listening to these people and following these ideas, that's what helps me, has helped me do this. E poi un altro aspetto su cui rifletto in questo momento con voi è il sentirmi parte di una squadra che quasi ti blinda intorno, che ti protegge, e rappresentata da Andrew Spannaus, da Liliana Gorini, da Claudio Scelani, da Flavio Sabanelli, da Aureliano Ferri, da tutti questi amici con cui ti senti quasi in debito nel momento in cui ti si presenta un'occasione importante per trasferire le idee che con loro hai condiviso e che in quel momento devi riuscire a mettere in rete, altrimenti te stesso non sei stato funzionale al gioco della squadra. Another aspect which I just thought of right now during our discussion is the sense of being part of a team that helps you, that protects you, that encourages you. For example, there all the other people who I work with and discuss things with, such as Andrew Spanis, myself, or Claudio Celani, Liliana Gorini, Flavio, Aureliano Ferri, the people in Italy. These are all people in Italy involved in Movisol, in the organization, on the movement here in Italy. Says I feel a debt to these people, and therefore when I have the opportunity I have to be able to transmit ideas and do things in an effective way. Otherwise I'm not I've been unable to do what we discuss among ourselves for in public for the population, which is what I really want to do. You mentioned Mr. LaRouche's forecasting. One of the things he has been emphasizing is that the Euro system as part of the transatlantic system is dead. Last night, the report came out that Standard & Poor's had just downgraded the debt of France and Austria, among others. And so now we're seeing a spread of the collapse of the euro. To what extent are you involved in discussing the post-euro system, going back to the lira, national sovereignty, as opposed to this imperial demand for deregulation and austerity? Quindi LaRouche fa varie appunto previsioni, analisi sull'economia. Una delle cose che sottolinea è la fine dell'euro, la morte dell'euro. Quindi la domanda è, c'è stato ieri questo declassamento da parte di Standard & Poor's, la domanda è fino a che punto tu discuti, fai parte di discussioni per un sistema dopo l'euro, cioè un ritorno alla lira, invece di continuare con questa politica di privatizzazione e di austerità. Discutiamo sicuramente di questo aspetto. Più volte mi è capitato recentemente di intervenire durante trasmissioni radiofoniche, ma in realtà anche già un due o tre anni fa, in merito alla fallacia, diciamo, ontologica dell'euro, soprattutto nel momento in cui non rappresenta in realtà alcuna cultura, alcuna comunità di persone. E quindi questo è un tema su cui stiamo lavorando, stiamo cercando di seminare, e credo che in realtà al momento sia anche molto favorevole da parte del popolo italiano per comprendere questo aspetto.
we discuss this often. We discuss this often on radio shows or talking to other people. And actually, already 2 or 3 years ago, we talked about the ontological failure of the Euro system, of the Euro, because it does not represent a culture. It does not represent a community of people. This is an issue we have been working on, and I think that now actually is a time that is very open. The population is very open to being able to understand this point. Non è un caso che il segretario del principale partito di maggioranza qui in Italia, persone che, come dice sempre La Rouche, cercano più il consenso che non la verità, proprio oggi abbia parlato di un problema per l'Italia che rappresentano sia l'euro che l'Europa. So today, in fact, there's the leader of a major political party, Berlusconi's party, actually. Surprisingly, just this is to point out that there is a change going on in the population, and even in this case, in the political institutions. A leader of this party named Alfano, he actually today came out and made a public statement about how the European Union are not positive for Italy. So this is a big change, and we see this is what I mean when I say that the time is ripe for people to understand the problem. Well, Claudio, I'd like to thank you very much for joining us, and we'll make sure that your activity is covered on the La Rouche Pack website. I know it will be on Movisol. Do you have anything to say to the Americans who think that Obama may be too powerful to challenge? Claudio, io ti ringrazio. Noi continueremo a seguirti e metteremo anche seguiremo le vostre attività sul nostro sito, so che sarà sul sito di Movisol. Hai qualcosa da dire agli americani, che magari qualche americano pensa che Obama sia troppo potente per poter sfidare? No, sì, ho qualcosa da dire. Non esiste nessuno di troppo potente da poter sfidare se portiamo avanti la verità. La cosa più potente è questa verità, e quindi non esiste nessuno che possa sconfiggerla se si mette sui binari della menzogna, del comodo. La verità da questo punto di vista è indistruttibile. Magari ci vuole tempo per farla venire a galla, perché è come un corpo che si getta nell'acqua, va velocissimo a fondo e risale molto più lentamente, e quindi Obama non può essere più potente di questa legge naturale. There is something I do want to say to the Americans, that no one is too powerful. No one is too powerful if we base our operations, our actions on truth, because the truth is powerful, and it's more powerful than any person. No one can defeat truth with lies or in any other way that goes against the truth, because the truth is actually indestructible. It may take some time, but in the long term, natural law will always win. Claudio, molto grazie for joining us today, and Andrew, thank you very much also. Thank you, molte grazie a voi. Nice to meet you. Okay. Arrivederci. Andrew, arrivederci. Thanks a lot. All right, ciao. Ciao. Ciao.